Nella puntata precedente del settimo giorno. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato del Signore, Dio tuo. Certamente, conosco bene il passaggio. Come si può essere soddisfatti con l'osservanza del primo giorno? Ma sorella Oaks... Il primo giorno, anziano Wheeler, è la domenica. Di conseguenza, il settimo giorno è il sabato. Ed ora, la parte 11 del settimo giorno. Rivelazioni dalle pagine perdute della storia. Nel maggio del 1888 il senatore Henry Blair del New Hampshire propose una legislazione per limitare le attività secolari domenicali, sotto la giurisdizione del governo federale degli Stati Uniti. Il senatore Blair chiarì che l'obiettivo della sua proposta di legge era quello di preservare il primo giorno della settimana come giorno di riposo e di osservanza religiosa. Il disegno di legge fu presentato al Comitato del Senato per l'Istruzione e il Lavoro, dove Blair era presidente. Tra coloro i quali sollevarono obiezioni alla proposta di legge c'era Alonzo T. Jones. Signore, lei può anche parlare del potere della maggioranza nelle questioni sociali e civili, ma non esiste una maggioranza, per quanto grande, che possa invadere il territorio della religione di un uomo. Non in questo paese, non sotto la nostra Costituzione. Ma signor Jones, lei non riconosce il diritto, o ancora più importante la responsabilità dello Stato di proteggere il benessere di tutto il popolo? Senatore, sembra che lei non riesca a riconoscere la netta distinzione tra la responsabilità dell'uomo verso lo Stato e il suo dovere verso Dio. Al primo, deve cedere sotto la forza della legge. Il secondo, dovere verso Dio, deve essere compiuto solo sotto la forza dell'amore. Questo, liberamente e volontariamente. Nessuna legge può comandare l'amore. Ma la legge dello Stato deve proteggere le persone per svolgere il loro dovere verso Dio. La nostra legge della domenica è scritta per garantire la conservazione del giorno del Signore per il bene del popolo. Un obiettivo ammirevole, senatore Blair, ma completamente inutile. La nostra Costituzione riconosce già i diritti delle persone rispetto alla loro religione. La sua legge domenicale non aggiungerebbe nulla alle nostre libertà fondamentali, piuttosto aggiungerebbe delle restrizioni. Temo, signore, che lei sia cieco verso la realtà del nostro tempo. Se gli uomini hanno un dovere verso Dio e non lo eseguono volontariamente, hanno una cattiva influenza nella società. Questa legge domenicale da lei proposta avrebbe un'influenza corruttrice, introducendo la forza e la coercizione alla sua osservanza. Al contrario, l'effetto desiderato è quello di migliorare il sabato. Se gli uomini non vogliono onorare il giorno del Signore, se le loro azioni in quel giorno non sono frenate dalla legge civile, scusate, essi poi calpesterebbero gli stessi diritti di coloro che vorrebbero onorare e rispettare il giorno sacro del Signore. Con tutto il rispetto, senatore, non è in grado di vedere che la sua legge domenicale propone di calpestare i diritti delle minoranze religiose? Vuole davvero tornare a quei tempi bui in cui Chiesa e Stato unirono le loro forze per costringere gli uomini a violare la loro coscienza e confermarsi ad una religione stabilita ufficialmente? Questo è un paragone ingiusto, signore. Il nostro decreto di legge domenicale va a vantaggio finale di tutta la società. Non è forse una funzione legittima dello Stato di legiferare in nome del bene comune? Il bene comune, che lei apprezza così tanto, non è servito a limitare i diritti della coscienza di un uomo, al fine di allargare i diritti di un altro. È servito meglio delle libertà su cui è stata fondata questa Repubblica. Una religione coercitiva, sponsorizzata dallo Stato, sfida la chiara intenzione dei padri fondatori. Ma questa legge prevede una deroga per coloro che desiderano adorare un altro giorno. Ebrei, battisti del settimo giorno, i suoi avventisti del settimo giorno, per esempio, che osservano il settimo giorno come il sabato. Allora dov'è il problema? Il problema è che... Proprio questa mattina la signora Batiam dell'Unione delle Donne Cristiane sulla Temperanza si sono presentate a questo comitato a sostegno di tale deroga. Ella ha conferito con i rappresentanti di 9 diversi gruppi che osservano il sabato invece della domenica. E sa quanti di quelli hanno approvato la deroga? Ognuno di loro. Senatore...
Ho grande rispetto per i principi sulla temperanza promossi dall'organizzazione della signora Batem, ma lei non parla per la mia denominazione sulla questione delle deroghe. Su via, professor Jones. Lei è in procinto di opporsi alle deroghe di cui avrebbe certamente beneficiato il vostro gruppo e molti altri. Sì, signore. Come un dato di fatto, facciamo obiezione. Una clausola di deroga non cambierebbe la proposta di legge al fine di modificare la nostra opposizione. Qui è il principio, senatore. Se la legge fosse giusta e perfetta, la deroga non sarebbe necessaria. Un'altra cosa. Una clausola di deroga non è altro che una clausola di tolleranza travestita. La tolleranza non è libertà. Si tratta semplicemente di una forma di condiscendenza, una maggioranza che tollera le opinioni e le convinzioni della minoranza. La nostra Costituzione non garantisce la tolleranza, ma i diritti, e noi rivendichiamo quei diritti come cittadini americani. Mr. Jones, senza cedere sul punto, vorrei passare a un'altra domanda. Come reagireste se dovessimo riscrivere questa legge come una legge sul sabato, con il settimo giorno come il sabato e non affatto la domenica? Suppongo che prenderebbe una posizione diversa. Al contrario, senatore. Tutte le leggi che tentano di costringere le coscienze sono manifestamente non cristiane e incostituzionali per loro stessa natura. Pertanto, senatore, siamo contro ogni legge domenicale che sia mai stata fatta dal primo emendamento emanato da Costantino fino a quello che si sta proponendo adesso. E se lei dovesse modificare la legge domenicale con una legge sul sabato, ci saremmo opposti altrettanto fermamente. Il disegno di legge del senatore Blair non uscì mai da quella commissione, ma c'erano già un sacco di altre leggi domenicali, che sono comunemente chiamate leggi blu. In effetti, in America oggi, 49 dei 50 stati hanno leggi che proteggono la domenica. L'Alaska è l'unica eccezione. Ma solo perché esistono queste leggi, non significa necessariamente che la questione sia risolta. Le leggi sulla domenica sono state contestate per un certo numero di clausole costituzionali, sia a livello federale che statale, includendo le dovute procedure di legge per la pari protezione, per la violazione della separazione tra Stato e Chiesa, la violazione del libero esercizio della religione, ma in generale il Tribunale di Stato le ritiene costituzionali. Già nel 1961 la Corte Suprema degli Stati Uniti sentì 4 casi differenti che hanno sfidato la costituzionalità delle leggi domenicali. I sostenitori della libertà religiosa speravano in un riconoscimento giudiziale, che le leggi domenicali sono incostituzionali, in base al loro contenuto religioso. In un caso chiamato McGowan contro il Maryland, uno di questi 4 casi, la Corte decise che, anche se le leggi erano ovviamente di origine religiosa, difatti parlano del giorno del Signore, del sabato, di una totale linea pervasiva di termini e di logiche religiose, ebbene nel 1961 la Corte aveva ritenuto che la logica si era evoluta per diventare una legge che proteggesse i diritti dei lavoratori. Possono quindi gli stati approvare delle leggi che proteggono i diritti dei lavoratori? La risposta ovviamente è sì. Con così tante leggi blu sui libri negli Stati Uniti, è giusto chiedersi perché sentiamo così poche notizie sulla loro applicazione. Le autorità locali stanno arrestando la gente. I giudici stanno deliberando condanne. Le casse pubbliche si stanno arricchendo con le multe comminate ai colpevoli? Penso che ci siano 3 ragioni principali per le quali non si sente parlare molto dell'applicazione della legge domenicale. Prima di tutto, le leggi che sono sui libri spesso non vengono applicate perché l'applicazione della legge ha semplicemente altre priorità. In secondo luogo, non c'è una grande volontà ed interesse tra la popolazione in generale su questo problema attuale. E penso che in terzo luogo, le leggi che vengono applicate sono spesso più o meno invisibili al pubblico. Ad esempio, dietro di me c'è Washington DC. In questo distretto sono vietati i lavori edili la domenica mattina. La maggior parte della gente non se ne accorge nemmeno perché non sono nel campo dell'edilizia, ma anche se ne accorgesse non influirebbe significativamente sulla loro vita quotidiana. Nella nostra epoca secolarizzata e materialistica, non ci sono molte voci che gridano a favore di leggi religiose basate sulla domenica. Inoltre, i documenti sembrano dimostrare che la legislazione non è un buon partner per la religione. Anche l'Alleanza per il Giorno del Signore, un'organizzazione solidamente pro-domenica, è d'accordo con questo. La storia dell'Alleanza del Giorno del Signore nel passato è stata quella di tentare di mantenere le leggi blu negli Stati Uniti. Siamo arrivati al punto oggi di avere la sensazione che ciò sia una sorta di approccio regressivo. La legislazione può aiutare, ma il nostro fine è realmente quello di promuovere una comprensione culturale della rilevanza psicologica e sociologica di questo giorno, che per noi
ha chiaramente basi cristiane, religiose e teologiche più ampie. La storia dimostra che in materia di religione la persuasione è migliore della forza. Ma anche oggi non è affatto insolito per le persone che osservano il sabato come settimo giorno di trovarsi contro delle leggi che limitano il libero esercizio della loro religione. Ad esempio, nel 1973 i leader di una grande nazione africana ordinarono a tutti i cittadini di trascorrere un giorno alla settimana a riparare strade e ponti, mantenendo così le loro comunità. Sembrava una grande idea, in generale almeno. Ma la giornata nazionale per il lavoro comunitario era il sabato, e questo significava guai per migliaia di avventisti del settimo giorno. Avanti! Signore, questo è Gideon Kidenda. Sì, Kidenda. Grazie per essere venuto, cittadino Kidenda. Dove l'hai trovato? Cosa stava facendo? Era proprio lì nella sua chiesa con gli altri, 50, forse 60 persone. Era davanti a tutti e stava dicendo una preghiera. C'eravamo solo noi due, quindi non avremmo potuto portare tutti. Abbiamo cercato di farlo ragionare, per fargli dire loro di lasciare la chiesa. Gli altri? Sono ancora lì in chiesa? Sì. In un primo momento hanno cercato di seguirci. Abbiamo detto loro di andare al lavoro, ma loro sono ritornati in chiesa. Ok. Cittadino Kidenda, dimmi, che cosa hai visto là fuori quando i miei uomini ti hanno portato qui? Gente che lavorava. Sì. Essi stanno riempendo le buche delle strade. Stanno tagliando i cespugli e le erbacce. Stanno facendo queste cose qui e in tutto lo stato altri stanno facendo lo stesso. E sai perché? Perché le persone stanno lavorando in tutta la nazione e nelle loro comunità. Giornata del servizio nazionale. Quindi sai che oggi è la giornata nazionale del servizio. Oggi e ogni sabato dell'anno è la giornata del servizio nazionale. Ma per qualche ragione tu non ti unisci ai tuoi concittadini per lavorare per il bene della tua comunità e del tuo paese. E invece tu sei in chiesa. Sono felice di servire il mio paese. In qualsiasi altro giorno della settimana. Scegliete un giorno e io lo farò. Sedia. Siediti, per favore. La legge dello Stato dice: il sabato è la giornata di servizio nazionale. Quindi questo è il giorno in cui tutti noi lavoriamo nella comunità. Questo include anche te e tutte le persone della tua chiesa. Tu sei il loro capo, quindi glielo devi dire. Anche se glielo dicessi, essi non lavorerebbero. Non di sabato. Sabato è il giorno del Signore. Puoi dire loro che adesso è cambiato. Che adorino Dio un altro giorno. Non posso cambiare il giorno. Il sabato è il sabato del Signore, non il mio. È il suo comandamento che noi osserviamo. Io non posso cambiarlo. Ascolta bene, Kidenda. In modo che la tua gente ti comporti come buoni cittadini o subirai le conseguenze. Questo livido sul viso le sembrerà come una puntura di zanzara. Prendetelo e rinchiudetelo. Signore, mi guardi. Questi uomini mi hanno picchiato. Il mio sangue è sulla mia camicia e sulle tue mani. Possono picchiarmi di nuovo. Forse mi uccideranno. Ma questo non cambierà nulla. Io non posso dire ai miei membri di chiesa di violare la legge di Dio. Vedremo, Gideon Kidenda. Lo vedremo. Di fronte a tutto questo, rimarresti sorpreso di sapere quanti cristiani oggi osservano il settimo giorno.
Il dizionario del gruppo sull'osservanza del sabato, pubblicato dall'Associazione del Sabato Biblico, elenca oltre 400 chiese e denominazioni che osservano il sabato. Molti dei gruppi più piccoli che osservano il sabato nacquero dalla Chiesa di Dio Universale, fondata dall'imprenditore Herbert W. Armstrong. La storia ha un inizio incredibile. In realtà fu la moglie di Armstrong che suscitò il suo interesse sul settimo giorno di sabato. Questo accadde nel 1926. A Eugene, Oregon, la moglie del signor Armstrong fu convinta da una vicina di casa che avrebbe dovuto osservare il sabato, il settimo giorno. Questa sua vicina di casa le dimostrò questo dalla Bibbia. Quando lo disse a Herbert, egli si irritò con lei. Si irritò così tanto, al punto che avrebbe chiesto il divorzio se lei avesse continuato con questo fanatismo, come egli lo chiamò. Lei gli rispose, piuttosto che divorziare da me, perché non esamini il tema per vedere se ho ragione o no? Herbert Armstrong non divorziò da sua moglie. Invece, accettò la sfida e trascorse diversi mesi a studiare questo tema in una vicina biblioteca. Con grande stupore non poteva dimostrare che lei si sbagliava. Si era messo in una situazione che avrebbe potuto raggiungere una sola conclusione. Sabato, il settimo giorno della settimana, è il sabato biblico. Questo diventò un segno distintivo della chiesa che fondò. Herbert W. Armstrong morì nel 1986. La nuova leadership della Chiesa di Dio Universale portò la denominazione in una direzione diversa, portandola in linea con la maggior parte del mondo cristiano. Ciò includeva lo spostamento del loro giorno di culto alla domenica. I cambiamenti costarono alla loro chiesa la perdita di circa la metà dei suoi membri. Vediamo un quadro molto diverso quando guardiamo gli avventisti del settimo giorno, sostenitori autorevoli del sabato come settimo giorno. Il totale dei membri ammonta a più di 18 milioni in circa 200 paesi e sono in rapida crescita. Anche se la loro teologia è saldamente radicata nella tradizione protestante, gli avventisti del settimo giorno sono stati un obiettivo speciale di critiche a causa del loro impegno senza compromessi per il sabato biblico. Un impegno che alcuni avversari vedono come una negazione della libertà del cristiano in Cristo. Libertà, naturalmente, è il cuore della fede cristiana. Ci sono alcuni quali sostengono che osservare il sabato come settimo giorno è un rifiuto della libertà cristiana. Dicono che l'osservanza del sabato è legalismo, un tentativo di guadagnare la salvezza con l'obbedienza. Ma la vera osservanza del sabato è davvero legalismo? Dio istituì il sabato alla creazione, prima del peccato. Era legalismo allora? Se non era legalismo allora, cosa lo rende legalista adesso? Quando Dio ha dato la manna al suo popolo per 40 anni nel deserto, non era sabato. Era forse questo legalismo? Quando Dio diede loro i 10 comandamenti, erano anch'essi legalisti? Fu Dio che li legò ad un codice legalista? No, non lo fece. L'obbedienza non è legalismo. L'obbedienza è un'espressione della nostra risposta d'amore e gratitudine verso Dio per la sua grazia e per la sua salvezza. La maggior parte dei teologi cristiani concordano sul fatto che la salvezza si basa sulle promesse di Dio, il suo patto, piuttosto che sul comportamento di una persona. Pertanto, essi insistono sul fatto che osservare il sabato in obbedienza al comandamento non sia necessario. Gli avventisti del settimo giorno concordano sul fatto che la salvezza viene sulla base delle promesse di Dio, ma vedono il sabato come una parte importante del rapporto dell'uomo con Dio. In tutta la scrittura, il patto è presentato come un'esperienza di riposo in Dio. Dio voleva che il suo popolo facesse affidamento su di lui e quindi diede loro le disposizioni. In questo modo potevano avere questo riposo e la sicurezza in Dio. Quando ci troviamo al di fuori di quel rapporto con Dio, siamo preoccupati per la nostra salvezza, siamo preoccupati per il futuro e cosa potrebbe portare. Ma se rimaniamo all'interno del patto, abbiamo un completo riposo e la fiducia in Dio. Il sabato simboleggiava quel riposo. Nell'osservare il sabato ci riposiamo nella certezza che Gesù sulla croce ci ha redenti e che noi e i nostri figli siamo salvati e possiamo contare su di lui.
Ebbene, se il sabato ha un posto corretto nella vita del cristiano, perché deve essere il sabato? Quasi tutte le chiese insegnano che i cristiani devono osservare la domenica, ed essi citano dei riferimenti nel Nuovo Testamento per sostenere ciò. Ma il Nuovo Testamento insegna realmente che la domenica, il primo giorno della settimana, è il sabato cristiano? Il primo giorno è citato nel Nuovo Testamento. Sembra addirittura che i cristiani si incontrassero una volta o due il primo giorno. Ma non c'è alcun trasferimento dell'importanza del settimo giorno, il sabato, al primo giorno, quello che oggi chiamiamo domenica. Non diventò il giorno di riposo. Non diventò il giorno in cui l'azione creatrice di Dio viene celebrata. Non divenne il giorno del culto cristiano, che resta il settimo giorno. Ma qui c'è un'altra considerazione che viene spesso trascurata. Il posto del sabato nelle profezie bibliche, in particolare il libro profetico della Rivelazione, conosciuto anche come l'Apocalisse. Il dramma profetico si svolge raffigurando simbolicamente la guerra tra Gesù Cristo e Satana, il suo grande nemico. È il conflitto delle ere, che dilaga in tutto il palcoscenico degli eventi umani. Culminerà in un finale avvincente, annunciato dall'apparizione di messaggeri angelici. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante l'Evangelo eterno da annunziare agli abitanti della terra, dicendo con gran voce: «Temete Dio e dategli gloria, perché l'ora del suo giudizio è venuta, e adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque». Nel contesto delle scene di chiusura delle fasi di questo dramma, essendo venuta l'ora del giudizio, gli abitanti della terra sono invitati ad adorare Dio. Dio è descritto utilizzando il linguaggio del quarto comandamento. Egli è descritto come colui che creò ogni cosa. E poiché il passaggio è un eco del quarto comandamento, non credo che si allontani molto dalla nostra comprensione che nel punto finale del dramma gli abitanti della terra riceveranno un mandato di comparizione celeste di tornare ad adorare Dio come creatore nel suo giorno di sabato, nel settimo giorno di sabato. Quindi il sabato è parte del piano di Dio per sanare il rapporto infranto con i suoi figli umani. Anche in un mondo in cui il vero scopo e significato della vita sono stati quasi dimenticati, dove la fede langue tra le macerie dell'infedeltà. Anche in un mondo come questo, il sabato continua a segnalare la chiamata di Dio per l'animo umano. Le pagine perdute della storia hanno rivelato l'incredibile storia di questo giorno quasi dimenticato, il settimo giorno di sabato, il giorno del riposo biblico santo e consacrato al culto. Lo abbiamo tracciato sin dalla sua origine nel racconto biblico della creazione, in cui Dio l'ha istituito per commemorare la sua opera creativa, definendo così il ciclo settimanale. Lo abbiamo tracciato attraverso il tempo di Gesù, il cui ministero lo intrise di un nuovo significato. E abbiamo visto come ha continuato a vivere nonostante i tentativi di regolarlo, di seppellirlo o di bandirlo. Abbiamo scoperto antiche testimonianze del sabato in luoghi diversi come l'Irlanda e l'Etiopia, dove è sopravvissuto attraverso secoli di opposizione e di attacco. Lo abbiamo visto rivivere negli insegnamenti dei primi anabattisti e degli uomini inglesi del settimo giorno. Lo abbiamo visto preservato di fronte alla persecuzione e al martirio. Lo abbiamo visto ripristinato all'attenzione mondiale, visto che migliaia e migliaia di cristiani hanno scoperto da soli il posto del settimo giorno, in un'esperienza religiosa basata sulla Bibbia. E la Bibbia completa la sua immagine del sabato, dandoci un'anteprima della vita futura, la vita futura in un universo perfetto. Senti questo. Come i nuovi cieli e la nuova terra che io farò sussisteranno stabili davanti a me, di novilunio in novilunio,
e di sabato in sabato ogni carne verrà a prostrarsi davanti a me, dice l'Eterno. Così il sabato, il memoriale del lavoro creativo e di redenzione di Dio, è una parte del suo progetto per il futuro della razza umana. Dalla terra, come è venuto dalla mano del Creatore, per la nuova terra perfettamente restaurata. Il sabato si pone come un santuario nel tempo, che trascende la storia e che proietta la sua promessa di riposo nel futuro eterno.